settimanale, il Team of the Week Prediction. Come sempre, se volete acquistare crediti, passate da vipcoinfifa.com. Con il codice MALATI15 avrete il 4% dei crediti in più, link in descrizione. Come in ogni prediction, prenderò in considerazione le versioni in form in caso i giocatori da me predetti siano stati già nella squadra della settimana. Iniziamo subito con la nostra top 11, con tante novità. A porta troviamo Anthony Lopez, autore del rigore parato ad Ibra nel pareggio del Lione contro il Paris Saint-Germain per la vetta della League One. Ha fatto anche un'ottima prestazione. Avrà sulla carta un +1 di overall, +3 di tuffo, +3 di presa, +2 di rinvio, +2 di riflessi e +2 di posizione. Partiamo con lo schieramento a 3 dei difensori. Troviamo Michel Macedo, autore della doppietta nella vittoria dell'Almeria contro il Cordova, con un +1 di overall, +2 di velocità, +2 di tiro, +2 di passaggio, +1 di dribbling, +3 di difesa e +2 di fisico. Una novità, ovvero David Alaba, autore del raddoppio del Bayer contro lo Stuttgart, +1 di overall, +1 di velocità, +2 di tiro, +2 di passaggio, +1 di dribbling, +4 di difesa e +3 di fisico. Come potrete ben vedere, l'ho messo difensore centrale poiché ha giocato in questo ruolo. Ultimo difensore, Manuel Pascual, autore della rete di vantaggio nel finale della gara della Fiorentina contro l'Atalanta, con un +2 in velocità, +2 tiro, +1 passaggio, +2 di difesa e +2 di fisico. Partiamo subito con la schiera 4 dei centrocampisti. Come primo centrocampista troviamo un esterno sinistro, ovvero Depay, autore di una doppietta nella vittoria del PSV contro l'Utrecht, con un +1 di overall, +2 di velocità, +3 di tiro, +2 di passaggio, +2 di dribbling, +3 di fisico. Un altro centrocampista è Saul, subentrato nel derby madridista, autore di uno spettacolare gol in rovesciata e dell'assist per il 3-0, con un +2 di velocità, +2 di tiro, +3 di passaggio, +2 di dribbling, +3 di fisico. Secondo centrocampista centrale è Blind, autore del pareggio del Manchester al 90esimo contro il West Ham. Sulla carta avrà un +1 di overall, +2 di velocità, +2 di tiro, +1 di passaggio, +2 di fisico e +2 di difesa, +3 di fisico. Ultimo centrocampista troviamo sempre un esterno sinistro, ovvero Dries Mertens, autore di un'ottima prestazione e di un gol e mezzo nella vittoria del Napoli sull'Udinese. Sulla carta abbiamo un +1 di overall, +2 di velocità, +3 di tiro, +1 di passaggio, +2 di dribbling, +2 di fisico. Una carta davvero spettacolare. Invece avremo un attacco a 3 spettacolare e troviamo come primo attaccante Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta e assist nella vittoria del Dortmund contro il Friburgo, con un +1 di overall, +1 di velocità, +3 di tiro, +2 di passaggio, +2 di dribbling e +3 di fisico. Secondo attaccante troviamo Harry Kane, ancora una volta decisivo per gli Spurs, autore della doppietta e rimonta del Tottenham contro l'Arsenal, con un +2 di overall, +3 di velocità, +3 di tiro, +1 di passaggio, +2 di dribbling, +3 di fisico. Come ultimo attaccante troviamo Mauricio Icardi, autore di una doppietta nella vittoria dell'Inter contro il Palermo, con un +1 di overall, +2 di velocità, +3 di tiro, +1 di passaggio, +2 di dribbling e +3 di fisico. Anche questo nostro appuntamento settimanale per questa prediction è finito. Come sempre, vi rinnovo di nuovo l'invito a passare da VIP Coin FIFA se volete acquistare i crediti. Alla prossima!